Trombettiere, avanzate. A vederne neanche uno. Non sono laggiù, colonnello, ma fra le rocce. Lei li ha visti, capitano? Non è necessario, lo so. Come? Perché se fossi al posto di Cocise, è lì che mi apposterei. E quella nuvola di polvere laggiù? È un trucco indiano. Sono le loro donne che trascinano delle frasche. Molto ingegnoso, capitano. Lei mi fa supporre che il suo Cocise abbia studiato sotto Alessandro il Grande o Bonaparte, almeno. Signori, tutti gli uomini in sella, caricheremo in colonna per quattro. In sella per quattro? Ma è un suicidio, colonnello, sono in agguato sulla roccia! Capitano York, siete rimosso dal comando delle vostre truppe. Non c'è posto nel mio reggimento per un codardo. A vostra disposizione, signore. Trombettiere. Restituisci il guanto al capitano. Io sì. Non ho tempo per i duelli ora. Mi riservo di decidere se vi risponderò con la pistola o se vi deferirò alla corte marziale. Voi rimarrete sull'altura, con la sussistenza. Al sicuro. Prendete Orco con voi. Avete sentito i miei ordini? C'è nessun'altra obiezione? Capitano Collingwood. Nessuna, Oswald. Signori ufficiali, raggiungete i reparti. Una carica, in colonna per quattro. È pazzo dalle gare. Ho l'ordine di restare coi cariaggi e prendere Oruk con me. Troverà il tenente Oruk al suo squadrone, capitano. E molte grazie. Buona fortuna. In bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Cariaggi al galoppo! Tutti su quell'altura!